Buongiorno a tutti, benvenuti allo Square della Fondazione Cini. Durante tutta la durata di Homo Faber in questo spazio accogliamo degli artigiani, dei designer, dei creativi, degli esperti, degli studiosi che ci raccontano il loro punto di vista sui mestieri d'arte, sull'artigianato, su vari aspetti dei mestieri d'arte e naturalmente sul contesto, sul sistema economico, sulle tecnologie, eccetera. Homo Faber è una mostra sull'intelligenza, sulla eccellenza artigianale. E quando parliamo di artigianato o di mestieri d'arte, la prima parola che viene in mente non è Ferrari o elicottero. Però c'è una sala qui a Homo Faber che si chiama Workshop Exclusives, dove ci sono appunto auto sportive, elicotteri, motociclette, biciclette esposte. Sono fondamentalmente delle macchine artigianali, cioè degli oggetti la cui produzione normalmente è di tipo industriale, ma che in questo caso sono risultato dell'applicazione di skills, di conoscenze, di competenze specifiche artigianali uniche. E come suggerisce il nome, Workshop Exclusive, sono anche degli oggetti particolarmente esclusivi. La sala è stata curata qui a Homo Faber dal professor Stefano Micelli, che insegna all'Università Ca' Foscari, qua a Venezia. È un esperto, uno specialista di una questione veramente centrale nel mondo di oggi, che è la questione dell'arrivo massiccio e rapido di tecnologie nuove nel nostro contesto sociale e economico, quello che si chiama la quarta rivoluzione industriale. E naturalmente è un esperto anche degli impatti di queste tecnologie sul nostro sistema sociale ed economico. E non è evitabile che queste tecnologie abbiano un impatto anche sull'artigianato e sui mestieri d'arte, che sono i temi che ci occupano durante queste due settimane. È il nostro ospite di questa sessione, le abbiamo chiesto prima di parlarci un po' della sua visione, della sua analisi della situazione, e poi avremo una discussione. Il professor Micelli, benvenuto. Buongiorno, devo dire la verità, è con una certa emozione che mi accingo ad affrontare una relazione che ha un titolo importante, Artigiani in un mondo post-industriale. Dico questo perché per affrontare una riflessione di questa portata, di questa ampiezza, non è possibile non fare riferimento a un percorso, a un bilancio anche, di almeno 10 anni di produzione intellettuale, di sperimentazioni, di mostre, di dialoghi incessanti fra chi produce, chi disegna, chi sviluppa tecnologia, che oggi in questa mostra Homo Faber trova un punto d'arrivo importante, trova un momento di confronto estremamente significativo e che a me dà l'occasione per riflettere in maniera, spero, originale, non solo su quello che ci lasciamo alle spalle, sul portato di una riflessione che ormai ha maturato alcune importanti conclusioni, ma ci dà la possibilità, ed è questa l'ambizione con cui io oggi comincio questa mia conversazione con voi, ci dà la possibilità di riflettere su quello che potremmo immaginare nei prossimi 10 anni. Ecco, con questo auspicio, spero non troppo ambizioso, che io mi accingo a riflettere con voi sui temi che abbiamo in agenda. Dicevo prima, partiamo con quello che è stato quello che è stato l'innesco di una riflessione importante, di una riflessione che ha segnato un profondo cambiamento nel modo di riflettere su questi temi. Io in questo senso voglio portare alla vostra attenzione una serie di contributi, 3 in particolare, che secondo me hanno segnato per ragioni diverse ragionamenti che qui nella mostra sono approfonditi, sono sviluppati in maniera molto interessante, molto originale, ma che io vorrei ripercorrere affrontando anche una letteratura, sono un professore, una letteratura che ha segnato un dibattito ricco e interessante. Partirei con questo libro, un libro di una decina di anni fa, del 2010, curato da un autore che a me è molto caro, Matthew Crawford, che non a caso
ha messo una motocicletta, tema che, come ha anticipato Bruno Giussani, è anche parte del padiglione che ho curato qui in Homo Faber, una motocicletta che parla della sua attività intellettuale, ma soprattutto della sua attività di produttore di motociclette custom. Matthew Crawford è stato una figura interessante perché è stato fra i primi, una decina di anni fa, ad affrontare un nodo che noi consideravamo letteralmente tabù. Per tanti anni abbiamo ragionato sul tema dell'economia della conoscenza. Abbiamo immaginato l'Europa, gli Stati Uniti e oggi tutto il mondo come destinati a riflettere su una nuova idea di economia in cui la materia prima, in cui la risorsa chiave della competitività delle imprese e delle persone, è necessariamente il sapere. A lungo abbiamo associato quest'idea di conoscenza e di competitività a una serie di lavori che abbiamo chiamato i lavori degli analisti simbolici, coloro che lavorano con la mente, con la testa e che si confrontano meno, se non per nulla, con il fare. Ecco, a Matthew Crawford e a questo libro va dato il merito di aver rotto questo tabù e di aver riflettuto per la prima volta in maniera estremamente originale e intelligente sull'idea di una conoscenza che si confronta con la materia. Dice Matthew Crawford, si è molto più creativi quando si mette le mani su una vecchia motocicletta, su una vecchia BMW come quella rappresentata nella copertina del suo libro, di quando spesso si trattano paper scientifici in maniera molto superficiale, di cui si ha poca nozione, di cui è impossibile conoscere il retroterra. Confrontarsi con la realtà degli oggetti ci mette in relazione con un'intelligenza di chi ha progettato, sviluppato e lavorato con questi oggetti, che è di per sé una sfida. Noi a Homo Faber oggi abbiamo la possibilità di visitare un padiglione dedicato all'intelligenza della mano, un padiglione curato dalla Fondazione Bettencourt Schueller, un padiglione che sintetizza la maestria sicuramente, ma anche la creatività, l'intelligenza, la capacità di dialogare col materiale che è tipica di tanti bravissimi maestri d'arte che escono dalle migliori scuole francesi destinate alla formazione di maestri in tanti mestieri della tradizione, senza che ciò peraltro comporti un negare l'innovazione, la sperimentazione sia in campo di design che in campo tecnologico. Una seconda riflessione che voglio portare alla vostra attenzione ha a che fare invece con la dimensione sociale del fare. Sempre una decina di anni fa, eravamo nel 2011, David Gauntlet pubblica un libro particolarmente interessante dal titolo evocativo Making is Connecting. Se facciamo le cose non è per tenercele a casa, non è per rimanere isolati, ma è piuttosto per entrare in relazioni con altri, per entrare in relazioni con altre culture. Ecco, questo tema della dimensione sociale del fare è stata a lungo sottostimata. Abbiamo immaginato una nuova leva di artigiani di nuovo rinchiusi in una bottega. Scopriamo invece che se oggi le persone riscoprono una dimensione del fare è perché immaginano questa dimensione del fare, ci dice Gauntlet, in relazione con gli altri. È per questo che noi in questa mostra vediamo tanti video legati all'esperienza della produzione di tanti grandi maestri, perché loro vogliono entrare con noi, loro svelano i segreti di un saper fare che oggi è parte qualificante del valore che noi attribuiamo agli oggetti che loro producono e noi siamo curiosi di sapere cosa c'è dietro l'oggetto, in che modo l'oggetto trasferisce a noi una tradizione, una cultura, una passione, un'esperienza del progetto. Un'idea di intelligenza, un'idea di socialità, un'idea di politica. Questa mostra evoca a più riprese, anche nei grandi billboards che sono disseminati nello spazio, evoca a più riprese L'uomo artigiano di Richard Sennett, un libro, anche questo, di una decina di anni fa,
che ci ha posto di fronte a un tema nodale. Richard Sennett è un attivista oltre che un ricercatore, è una persona impegnata in politica oltre che un grande universitario. Richard Sennett, quando scrive L'uovo artigiano a metà degli anni 2000, ha molto chiaramente in testa la fine di quello che sarebbe stato il sistema finanziario così come l'abbiamo conosciuto, ha molto bene in mente i limiti di un'economia finanziaria che considera destinata al fallimento. Ecco, noi poi conosciamo bene quello che è successo nel 2008, 10 anni fa, la crisi di Lehman Brothers. Richard Sennett ci costringe a riflettere sull'idea di uomo artigiano come antidoto a una deriva finanziaria della nostra economia che esclude la persona, esclude la soggettività, per dare un peso eccessivamente importante a dinamiche, come dire oggi chiameremo algoritmiche, che mettono in parte l'uomo e la sua socialità, la sua capacità di fare, di intervenire nel mondo come parte qualificante di costruzione di un'identità individuale in relazione con gli altri. Intelligenza, socialità, politica costituiscono tre anime che di per sé non sono sufficienti, se volete, a infiammare la sensibilità di un economista. Perché in questi ultimi 10 anni noi abbiamo associato la figura di questi artigiani con aspettative importanti, come abbiamo visto dalla letteratura che ho molto rapidamente scorso? Perché questi artigiani diventano un oggetto rilevante per noi economisti? Perché noi li consideriamo parte di un'idea di sviluppo economico a pieno titolo? Ecco, ciò che è interessante sottolineare è che tutto questo mondo di riflessioni, di pensieri, incrocia proprio 10 anni fa un universo in trasformazione, che è l'universo delle tecnologie. Le tecnologie che noi oggi associamo alla cosiddetta industria 4.0, le tecnologie che saldano insieme in maniera molto originale la dimensione del digitale, la dimensione della produzione. Parliamo di stampanti 3D, parliamo di fresa controllo numerico, parliamo anche di internet delle cose, tutte le sigle a cui la stampa, gli analisti ci hanno abituato in questi anni. Quando noi abbiamo iniziato a immaginare una possibile sinergia fra tecnologia e artigianalità, abbiamo immediatamente immaginato un uomo in pieno controllo della tecnologia. Vi riporto questa immagine che ha segnato un dibattito, perché è l'immagine di un articolo apparso su Wired nel 2010, in cui l'allora direttore di Wired proponeva all'attenzione internazionale l'idea di una tecnologia che riportava nel piccolo, nella dimensione artigianale, un potenziale tecnologico che voi vedevate perfettamente espresso in questa immagine, che a me è particolarmente cara perché parla di automobili, perché parla dell'oggetto che segna, se volete, il padiglione Workshop Exclusive. Ecco, il direttore di Wired, il direttore di una rivista importante dal punto di vista della tecnologia, immaginava 10 anni fa che l'artigiano del futuro, capace di sfruttare le nuove tecnologie, capace di sfruttare la rete, il web per fare acquisti e per vendere, sarebbe diventato rapidamente il protagonista di una scena economica che avrebbe avuto il merito di saldare il mestiere della tradizione, che voi vedete qui rappresentato da una bottega artigianale classica, con le potenzialità di un universo di tecnologie che ci sembravano addomesticabili a scala dell'umano. E vi segnalo anche nell'immaginario che 10 anni fa avevamo sviluppato, avevamo incrociato, la similitudine fra un'immagine come questa e le tante planche dell'Encyclopédie des Arts et Métiers, in cui gli uomini vengono raffigurati al centro dei processi produttivi esattamente allo stesso modo, in un ambiente sereno, pulito, in cui l'uomo è al centro della dimensione del fare. Anche la famosa copertina dell'Economist, con cui si parla di
nuova rivoluzione industriale rievoca questa idea forte di soggettività che comanda la tecnologia, sottolineando la possibilità di riportare la dimensione del fare produttivo, in una dimensione strettamente domestica, vedete il gatto e vedete il tappeto, in cui l'uomo è in grado di saldare la sua vita individuale, il suo io più privato, con una dimensione del fare. Anche qui vi prego di vedere di nuovo, visto il padiglione che ho curato, il fatto che da questo nastro trasportatore, invece di uscire tanti pezzi tutti uguali in logica seriale, ci sono oggetti come un aeroplanino e un'autovettura che rinviano all'esperienza che poi ho provato a riprodurre nel padiglione Workshop Exclusive. Come diceva un film francese di alcuni anni fa, di quando ero giovane io, ahimè la vita non è un lungo fiume tranquillo e specialmente negli ultimi anni noi abbiamo visto emergere una diversa dimensione della tecnologia, un utilizzo, una valorizzazione chiave economica di questi strumenti, di queste grandi potenzialità in chiave oggettivamente diversa. Abbiamo immaginato un digitale che non accompagnava più l'individuo, ma che si metteva piuttosto al servizio di una dimensione produttiva in cui l'uomo tende a scomparire a tutto vantaggio di automazione spinta, di una robotica molto sofisticata e oggi anche di un'intelligenza artificiale che mette la figura umana nemmeno in un angolo, la esclude letteralmente. Questa è un'immagine che, devo dire, ha segnato, secondo me, il nostro immaginario. Ce ne sono diverse, ma questa è stata pubblicata sul New York Times a commento di una famosa ricerca di un importante gruppo di studi del MIT. È un'immagine che non rievoca più quelle rassicuranti planche che prima ho evocato, ma parla piuttosto, sfortunatamente, di un mondo molto simile alle distopie che noi vediamo rappresentate nei film di fantascienza. Terminator, per farvi un esempio, celebre per la sua famosa Skynet. Perché un economista dovrebbe preoccuparsi di tutto ciò? In fin dei conti le aziende possono essere gestite in un modo o nell'altro. Beh, un economista si preoccupa perché oggi uno dei grandi problemi che affligge la nostra società è che quel modello di produzione, il modello di produzione che abbiamo visto rappresentato nella diapositiva precedente, ha conseguenze, oggi possiamo dirlo, drammatiche sulla struttura della nostra società. Non intendo entrare nel commento di una chart, di un'immagine che è oggi molto famosa, che riassume tanti anni di ricerca di un famoso economista che si chiama Branko Milanovic, che ha avuto il merito per la prima volta di spiegarci come negli ultimi 30 anni questo modello di organizzazione produttiva, focalizzato principalmente sull'uso della tecnologia, su un uso intensivo della tecnologia a scapito delle persone, della risorsa umana, abbia generato un vero e proprio collasso della classe media. Collasso della classe media che noi oggi facciamo fatica a compensare anche per l'artigianato di maggiore qualità, perché non solo abbiamo sperimentato un collasso, diciamo, della fiducia rispetto alle tecnologie strettamente produttive, ma anche rispetto a strumenti che ci sembravano amici e che sembravano essere il compagno naturale per raccontare e promuovere a livello internazionale un'idea di saper fare, di prodotto di nicchia su misura, quali per esempio internet, i social network e tutti i portali che hanno provato ad affiancare tanti bravi, bravissimi artigiani nel corso del loro lavoro e nella loro promozione comunicativa e commerciale. Abbiamo scoperto, anche in questo caso cito un articolo particolarmente evocato nella stampa internazionale, abbiamo scoperto che internet si è rotta, che cattura l'attenzione dei navigatori grazie a fake news, che è costretto a ingigantire notizie anche poco fondate per cogliere, catturare l'attenzione di persone che non hanno tempo e pazienza. Questo ci dice questo bell'articolo, questa bella intervista a Evans, uno dei fondatori di Twitter, che non hanno tempo per approfondire, ricercare e studiare. Abbiamo capito, insomma, in questi anni
che lo scenario con il quale ci dobbiamo confrontare non è un lungo fiume tranquillo, è qualcosa di decisamente più complicato, e il futuro che ci attende è un futuro che siamo chiamati a costruire. Noi qui oggi, di fronte alla bellezza della mostra Homo Faber, di fronte allo straordinario lavoro fatto dalla Fondazione Michelangelo, non possiamo che avere fiducia. Fiducia sul fatto che l'uomo può essere al centro di processi produttivi complessi e che l'uomo può essere parte di una dinamica economica, sociale, che noi auspichiamo. Recentemente un bell'articolo del Guardian ha sottolineato l'importanza, la possibilità che il craft ci possa salvare tutti. A me piace ovviamente questa letteratura, però ci sono due aspetti che io come economista tendo a mettere un pochino sotto scrutinio. Il primo è che purtroppo non saranno dei cucchiai in legno a salvare la nostra economia, e il secondo aspetto che voi vedete in questa chart, voi la vedete in alto a destra, è che finché rimaniamo nella logica del hobby, vedete che questa è la categorizzazione della notizia, non andiamo molto lontano. Abbiamo bisogno di ragionare in termini di spinte, di promuovere un ragionamento più articolato. Dobbiamo pensare che proprio partendo da una mostra come questa siamo chiamati a fare uno sforzo per andare innanzi. Io voglio concludere questa presentazione su tre tematiche che credo siano importanti per chi ha organizzato la mostra, per noi che siamo qui radunati oggi, ma per tutti coloro che oggi riflettono sul tema dell'artigianalità nel mondo post-industriale. Il primo di questi ragionamenti ha a che fare con il capitale umano. Noi non riusciremo a costruire una economia a misura d'uomo se non avremo la possibilità di investire in maniera significativa, in maniera robusta, su una nuova generazione di competenze che pongono la dimensione del fare all'altezza della sfida che abbiamo tracciato in questi minuti. Il report che voi vedete è un report di Harvard, Robert Schwartz lo ha curato. Robert Schwartz è stato il grande promotore di una nuova cultura della formazione tecnica negli Stati Uniti, che pone il tema della persona, dell'individuo, al centro di un ragionamento che dialoga necessariamente con l'esperienza del fare, con la materia, in termini nuovi. Sottolineo questo rapporto, l'ho selezionato fra diversi che hanno posto questa questione, perché punta sulla Svizzera come il modello a cui fare riferimento per la formazione tecnica e per le cosiddette passerelle che apre questo sistema economico a carriere molto diverse fra loro, a percorsi formativi che sono molto ai nostri occhi eterogenei. Ecco, la fondazione che ha promosso questa mostra è una fondazione svizzera, e forse non è una coincidenza che questo rapporto punti a quel paese come a un riferimento, a un modello, in particolare per la costituzione di un capitale umano all'altezza delle sfide che ci attendono. È un problema per i giovani, è un problema per chi è già sul mercato del lavoro. Prima citavo le passerelle perché sono convinto che non solo i giovani, ma tutti dobbiamo attrezzarci per il mondo che arriverà. E in questo e in altri rapporti ci si dice che l'artigianalità deve comunque ibridarsi con una serie di dimensioni anche molto sofisticate del digitale, dell'innovazione, dei materiali, di molto altro, chiedendo un grande sforzo a tutti per riuscire a stare su una linea di frontiera che agli economisti necessariamente è molto cara. Individui, ma anche imprese. Su questo voglio ragionare su due immagini che voi probabilmente associerete, chi ha già visto lo spazio Workshop Exclusive, associerete a dei pezzi che sono stati esposti alle Capriate. Ecco, questa è una moto di David Borras, il solitario, è una moto fatta completamente a mano, è un caposaldo di un'estetica completamente nuova nelle cosiddette moto one-off. David Borras l'ha fatta a mano, rifacendola tre volte, saldando lui stesso tutti i tubi che voi vedete nell'immagine.
È un esempio di una moto che ha avuto una grandissima eco, una grandissima visibilità, anche qualche polemica. Una moto che non è stata messa sul mercato. È un one-off che oggi è nelle officine di David Borras, il quale considera Impostor, il nome della moto, un pezzo per sé, un pezzo che intende collezionare. Gli one-off sono sicuramente un modo per stare sul mercato. Posso produrre degli oggetti che sono anche oggetti d'arte, in questo caso oggetti tecnologicamente all'avanguardia, ripensati, rielaborati in modo molto originale. Segnalo che a pochi metri dalla moto Impostor ce n'è un'altra. Ce n'è un'altra che si chiama Bad Wolf, sempre questo immaginario dei lupi per David Borras, che riprende in questo caso altre tecniche. Questa moto non è fatta a mano, è un esempio di artigianalità digitale, è una moto preparata per uno sprint race, il cui retroterreno è stato tutto disegnato al CAD, alcuni componenti sono stati stampati in 3D e poi fusi per la costruzione del pezzo. È un esempio di moto che ripropone anche un'estetica, voi la vedete sul serbatoio, che a me è molto cara perché ha segnato una delle installazioni della mostra Newcraft che ho curato 2 anni fa al padiglione Fabbrica del Vapore della Triennale in occasione della 21esima, che rinvia un'estetica del digitale. Perché vi propongo questo secondo pezzo? Perché questo invece lo potete comprare, perché David Borras dice: non posso fare solo one-off, devo necessariamente fare anche pezzi al costo più accessibile, devo fare pezzi leggermente più replicabili, pezzi che hanno una loro forza e una loro originalità, ma che stanno su un mercato a dei prezzi accessibili. Se vogliamo uscire dalla logica, parlo molto chiaramente, del lusso per pochi, l'innesto di tecnologia rappresenta la leva per dialogare con una classe media che può finalmente acquistare prodotti anche molto sofisticati, molto originali e come questo anche molto innovativi. In questo senso l'elicottero che voi vedrete nel padiglione è un esempio di prodotto, sicuramente non per tutti, ma insomma di un prodotto che non solo rappresenta una sperimentazione felicissima di nuove tecnologie, ma che porta questa sperimentazione un gradino più in là. Ci tenevo molto a sottolineare anche in questa mostra che quando parliamo di artigianalità non parliamo semplicemente di adattamento dell'esistente, ma parliamo anche di una sperimentazione attiva che consente a produttori di settori di punta come quelli degli elicotteri e degli aeroplani di sperimentare soluzioni molto innovative che poi immagino un giorno diventeranno patrimonio di una più ampia platea di produttori anche di carattere industriale. Anche in questo caso artigianalità e tecnologia consentono di promuovere un prodotto accessibile a un pubblico che in questo caso non è particolarmente ampio ma che non è così selettivo come potremmo immaginare. Chiudo davvero questa presentazione con un tema che voglio sottolineare per importanza perché riguarda anche il nostro paese, l'Italia, riguarda l'Europa in generale che è al centro del ragionamento di questa mostra. Questa è un'immagine dei Brooklyn Navy Shipyards, sono gli ex cantieri navali militari di New York, una volta qui si facevano le navi da guerra, oggi si è installata una manifattura originale di qualità di matrice fortemente artigianale. Un'intera porzione di New York è diventata capitale di una nuova artigianalità. Perché vi porto questa immagine? Perché oggi il processo di rilancio e di riqualificazione di molte città europee passa attraverso insediamenti e logiche produttive che ci sono care e che sono al centro di questa mostra. Per me che sono economista la domanda è ovvia: perché mettere insieme, perché riportare questo tipo di produzione, questo tipo di manifattura nei centri urbani, in particolare negli spazi metropolitani, per ridare senso all'incontro fra domanda e offerta. Non possiamo continuare a comprare oggetti prodotti altrove, a basso costo, e produrre oggetti di cui non vediamo il destinatario. Questa dissociazione, che oggi caratterizza parte del Made in Italy, del Made in Europe, è un qualche cosa che porrà un problema anche psichico a chi lavora e che va arginato anche attraverso una serie di correttivi che sono correttivi spaziali. Non è un caso che persone come Dale Dougherty, il fondatore della Maker Faire, o lo stesso
Richard Sennett si sono dedicati proprio al tema della città negli ultimi anni della loro ricerca. Non è solo un problema economico, è anche un problema sociale e politico. Se vogliamo evitare quella rovina della classe media che abbiamo visto nella chart che prima ho proiettato, se vogliamo immaginare una società che si confronta nella differenza e che immagina di risaldare legami anche originali attraverso un'idea di lavoro che vede i manufatti al centro di un dialogo e di una relazione attiva, abbiamo bisogno di questo tipo di lavoro nei nostri spazi, nella nostra vita di tutti i giorni. Non ne va semplicemente della nostra economia, ne va anche della tenuta della nostra società e, lasciatemi dire, anche della qualità della nostra democrazia. Grazie. Grazie mille, prego. Grazie professor Micelli, e mi scuso per i piccoli problemi tecnici, paradosso naturalmente in una sessione sulla tecnologia, ma sembra che siano inevitabili quando facciamo delle conferenze. Lei ha messo molte cose sul tavolo e vorrei sollevarne alcune, magari approfondirne alcune. La prima è certamente quella della questione che tutti hanno un po' in mente e ce l'hanno in mente sotto forma di timore o di paura, ed è quella della sostituzione o, come dire, dell'estensione, cioè se queste tecnologie saranno piuttosto del tipo ci portano via il lavoro, ci sostituiscono nel processo produttivo, eccetera, oppure saranno estensive, cioè ci daranno la possibilità di fare più cose che non possiamo fare ora, eccetera. Ha accennato a un paio di queste cose e mi sembra di capire che quello che ha cercato di spiegare è avevamo un'impressione legata alla seconda opzione. All'inizio la tecnologia sembrava questo nuovo potenziale, il terzo braccio in qualche modo, e ora ci rendiamo conto in realtà che stiamo andando nella direzione opposta. È questo il trend attuale e lei pensa che continuerà o pensa che ci sarà una svolta e possiamo attuare questa svolta? Io penso che non ci sia davvero nulla di scritto in questo percorso e che gran parte della, diciamo, il peso essenziale nel condizionare la traiettoria che noi andiamo a intraprendere nei prossimi anni dipende principalmente dall'investimento nel capitale umano che facciamo, prima di tutto nei nostri giovani e poi anche nelle persone che già oggi sono al lavoro. Se noi oggi immaginiamo un grande investimento sulla scuola, anche soprattutto sulla scuola tecnica, se noi oggi immaginiamo di dare un valore diverso a percorsi formativi che sono stati oggettivamente sacrificati in questi ultimi anni, ho voluto citare l'esperienza americana perché l'esperienza americana ha molto sacrificato gli anni passati, l'esperienza di community colleges, adesso invece la cosa sta cambiando. Se noi investiremo in questa direzione, il futuro che abbiamo di fronte è un futuro che assomiglierà più o meno alle cose che vediamo nella mostra Homo Faber. Se noi invece gettiamo in qualche modo la spugna, dico noi italiani, noi europei, in particolare noi italiani che abbiamo questa grande tradizione in questo campo, se noi invece ci rifugiamo in una lettura nostalgica del passato, se noi non accettiamo la sfida di confrontarci con il futuro, con questi nuovi strumenti, ecco che il fenomeno della sostituzione diventa un fenomeno decisamente plausibile. C'è un problema anche di colonizzazione di un immaginario, questa, diciamo, è la realtà dei fatti, ma poi il mondo non funziona, l'ho imparato in questi anni, non funziona solamente coi fatti, coi numeri, con le statistiche, funziona anche in termini di immaginario. Oggi l'immaginario tecnologico è un immaginario molto aggressivo, un immaginario che ha creato forti distopie, siamo stati molto illusi dalle potenzialità di internet, in particolare, di internet, dei social network. Oggi ci rendiamo conto che questi strumenti non sono amici dell'uomo o non necessariamente sono amici dell'uomo. Come ricolonizzare un immaginario positivo, un immaginario che guarda avanti? Io credo che una mostra come questa, lo sforzo fatto in questi due anni dalla Fondazione Michelangelo, sia un esempio di come noi
possiamo riportare alla ribalta un'idea diversa di lavoro, di produzione e anche ovviamente di consumo. Dipende molto da noi, dipende molto dalla volontà con cui guardiamo al futuro e anche dalla consapevolezza che mettiamo in campo rispetto alle nuove generazioni. Adesso, la questione, evidentemente la questione dell'educazione è la prima risposta ed è la risposta più condivisa in qualche modo. C'è la questione dell'educazione dei giovani, poi c'è la questione della rieducazione, in qualche modo dell'educazione continua di chi è già in un posto di lavoro ma è confrontato alle sfide della tecnologia e altre sfide. Il problema è che queste tecnologie avanzano in modo molto veloce. Cioè, mi sembra che molti hanno fatto i paragoni con la rivoluzione industriale, eccetera. Infatti la chiamiamo la quarta rivoluzione industriale, però la rivoluzione industriale aveva due caratteristiche diverse da quella di oggi. Una era che essenzialmente sostituiva il lavoro manuale. Qui parliamo di lavoro manuale e lavoro cognitivo o creativo, almeno in parte. La seconda è che la rivoluzione industriale prese secoli per avanzare dall'Inghilterra, dagli Stati Uniti e il resto del mondo, e qui siamo in una rivoluzione che si svolge velocissimamente in parallelo e in contemporanea già dappertutto, dalla Cina all'Italia, agli Stati Uniti, ad alcuni altri paesi del sud. Quindi abbiamo bisogno di trovare delle forme non solo di educazione, ma di educazione in qualche modo rapida e continua. Dico di più, io ho provato a ragionare anche su due altri fronti. Credo che per l'Europa questo tema di immaginare una generazione di imprese capaci di produrre specialità, diversità, varietà e personalizzazione, credo che sia un'indicazione che noi dobbiamo assolutamente dare. Io vengo da una facoltà di management, insegno ai miei studenti come interpretare le strategie per affrontare l'internazionalizzazione. Oggi le imprese più competitive in Italia, in Europa anche, ma soprattutto in Italia, sono imprese che hanno dimostrato di poter creare valore economico laddove rinunciano alle economie di scala tradizionali, cioè a produrre oggetti tutti uguali uno all'altro, dove invece accettano la sfida della varietà, accompagnare i loro clienti in un percorso, fino al punto della personalizzazione, creare prodotti su misura. Questo vale per tutti i settori, vale per il settore del Made in Italy, ma vale anche per i settori, se volete, come quello della chimica fine, dove oggi stiamo imparando ad accompagnare, a secondare richieste anche piuttosto impegnative, una alla volta. Ecco, questo riguarda le imprese che devono immaginare, di imprese industriali che devono convergere verso un'idea, se vogliamo, più artigianale di lavoro e di valore. Vale anche per, diciamo, i grandi artigiani italiani ed europei che oggi si devono comunque confrontare con la sfida di un mercato più grande. Ecco, ho fatto vedere la moto, la seconda moto di David Boras, proprio perché credo che sia interessante che ognuno, anche di coloro che espone oggi, di coloro che espongono qui a Homo Faber, si ponga la domanda: c'è qualche cosa oltre al pezzo unico che io possa fare per guardare a un mercato che non è di nicchia, ma è un pochino più allargato e che può consentire a me di far crescere personale, mettere in moto lavoro, mettere in moto, non dico volumi di scala, ma una consistenza diversa. Questo, diciamo, per il mondo delle imprese. Credo moltissimo, lo dica senza patemi, anzi, diciamo, la città di Milano, così come la città di Barcellona, così come Parigi, saranno proprio le città oggi i contenitori di questo germe, di questo antidoto, chiamiamo così, che si contrappone a una visione, diciamo, anche distopica di futuro. Se le città si fanno carico di questo orizzonte, assumendo questa sfida dentro a un ragionamento più generale, che è il ragionamento sulla sostenibilità, fondamentalmente, sostenibilità nei consumi, sostenibilità nell'utilizzo delle materie prime. Segnalo che consumare, tra virgolette, oggetti come quelli che vediamo qui in mostra significa comprare meno e comprare molto meglio. Certo. In alcuni casi, diciamo, alcuni oggetti sono particolarmente preziosi, ma in generale, per chi visiterà anche il padiglione workshop exclusive, basta pensare alle biciclette, consumare meglio, e poi un'idea di lavoro che valorizzi l'identità
la capacità degli uomini di esprimere se stessi, di entrare in relazioni consapevolmente con gli altri. Ecco, questo tema della sostenibilità deve essere prioritario nell'agenda delle grandi città europee. Ma io ho trovato interessante che lei ha anche messo il dito sull'aspetto del sistema economico, ma anche della questione sociale. Quando lei mostra la slide di Branko Milanovic, per esempio, c'è questa montagna di come dire, dalla classe media asiatica in giù, e poi c'è questa vallata vuota dove fondamentalmente stiamo noi, e poi c'è questo picco a destra dei super ricchi, dell'1%, del 2% del mondo. L'impressione che questo dà, quando si prende questo grafico e lo si spalma sul sistema economico, è a sinistra questa montagna di persone sarà servita dal sistema, dall'economia automatizzata, post-industriale, eccetera, e a destra c'è questa nicchia in numero, ma molto potente in capacità finanziaria ed economica, che sarà servita invece dalle cose che vediamo ad Homo Faber o dagli artigiani o da quelli che lavorano one-off o che lo fanno su misura e queste cose. Andiamo verso una specie di spaccatura del genere? Se, di nuovo, dipende da noi, se la contaminazione fra saper fare della tradizione e tecnologia ha successo, il novero delle persone che avranno interesse e accesso ad acquistare prodotti di qualità, non necessariamente in tutti i campi, non è che devo comprare la bicicletta e poi comprare il tappeto, posso scegliere anche, no? Dentro un sistema di preferenze. Questa economia prenderà forma, prenderà piede e noi vedremo città originali, vive, vivaci, capaci anche di produrre forme di cultura nuove che poi sono ben rappresentate nella mostra. Se invece guarderemo con passività alle trasformazioni in atto, se invece considereremo inevitabili questi grandi cambiamenti di cui grandi agenzie, grandi think tank ci parlano sistematicamente anche negli giorni scorsi, ecco, allora confineremo questo tipo di attività manifatturiere a un pubblico di nicchia, al mondo del lusso. Devo dire che sarebbe una disfatta. Questa mostra non si chiama Il lusso per pochi, si chiama Homo Faber. C'è un motivo per cui l'enfasi è sull'Homo Faber ed è legato all'idea che noi crediamo che questa idea di lavoro, che questa idea di fare sia l'antidoto per una società che altrimenti verrebbe davvero, perlomeno nei valori che io ho maturato nella mia esistenza, sconquassata nelle sue fondamenta. Volevo riprendere il punto che lei ha fatto sull'artigianato che deve ibridarsi. L'altro giorno qui abbiamo avuto Emmanuel Bablé, che è un designer francese, che raccontava come lavora con gli artigiani andando sul posto, immergendosi nella loro bottega, toccando i materiali, discutendo con loro, e per finire il prodotto finale non è quasi mai quello che lui aveva immaginato su carta, ma è qualcosa che è stato trasformato dal processo fra lui e l'artigiano e fra lui e la materia e l'artigiano e la materia. E poi c'era questo esempio di una lampada fatta in marmo di Carrara, un metro di larghezza, una specie di cono appiattito, spessa di 3 mm. Lui diceva, questa l'hanno fatta gli artigiani di Carrara sulla base del mio design, però l'hanno fatta usando un robot, perché l'artigiano non potrebbe mai fare qualcosa del genere senza distruggerlo, senza romperlo. 3 mm è fragilissimo, è molto sottile, basta un colpetto di martello mal piazzato e la lampada si rompe, ma è il piccolo robot che la lucida a un micron alla volta ad ogni passaggio, sulla base del mio design e degli ordini dell'artigiano, per finire la crea. E questo è quello che lei dice, intende quando parla, sì, di ibridizzazione. Se posso, riprendo Emmanuel Bablé. Io ho fatto solo esempi nel campo della motoristica, perché certo, è il tema che ho affrontato nella mostra. Però se potessi utilizzare un esempio di Bablé, citerei probabilmente questi vasi che credo lui abbia fatto per Venini, sì, in cui a partire dal vetro soffiato e a partire dallo scan, dalla presa dei punti di questi vasi, ricostruisce un alloggiamento per questi vasi che sono adagiati, li ha fatto vedere nella conferenza, su una base di marmo che in quel caso lì è scavato grazie a macchina a controllo numerico. È interessante questa doppia estetica del fatto a mano, del fatto a macchina. È un dialogo questo che noi dobbiamo accettare. La bellezza di questi oggetti deriva proprio da questo confronto. Se avessi
voluto immaginare degli esempi tratti per esempio dal mondo della moda, una mostra recente che si è tenuta a New York con un titolo evocativo, Manus per macchina, parla di nuovo di questo confronto fra il digitale, la stampa e il ricamo. Ci sono tantissimi esempi oggi di sperimentazione in campo estetico, in campo manifatturiero, che tengono insieme queste due dimensioni. Ecco, spesso è difficile cogliere questa ricchezza e non è un caso che Babled, durante la sua presentazione, abbia fatto riferimento anche ai grafici, ai nodi di rete che sono necessari per comandare tutta una serie di... Le arborescenze molto complicate che sembrano in realtà un programma informatico, sì. Sono un programma informatico, ma sono tutte le tappe necessarie, esatto, per arrivare a un prodotto particolare. Per far capire questa estetica c'è bisogno di questo. Io credo che noi ci abitueremo quando andiamo a comprare una bicicletta su misura al fatto che le misure antropometriche sono catturate da uno scanner. Non credo che nessuno di noi si scandalizzerà se gli amici che sono nello stand workshop exclusive che fanno biciclette su misura, invece di utilizzare il metro, utilizzeranno un body scanner. Non saremo turbati per questo. Ci affascina l'idea che poi questo prodotto prenda una forma grazie alla passione, all'impegno e anche alla manualità di questi grandi maestri del fare su misura. A questo ibrido ci dobbiamo abituare. Non credo che possiamo mettere sulle spalle dei singoli artigiani una capacità, quella di ibridarsi, faticosissima. Noi non possiamo pensare che individualmente ciascuno trovi la sua via senza chiedere aiuto al mondo circostante. Ed è per questo che immagino una scuola, un'università al servizio di questo processo di contaminazione. È per questo che immagino le imprese più grandi farsi carico anche di elaborare insieme alle imprese più piccole questo tipo di sperimentazione. Sono già cose che accadono. Ed è per questo che immagino delle città che siano popolate da laboratori, penso ai Fab Lab, ai Makerspace, dove queste forme di ibridazione tendono a essere processi sociali naturali, dove i giovani, con più passione per la tecnologia, si avvicinano ai mestieri della tradizione in maniera molto, molto bottom-up, direi, per trovare delle sintesi che sono spesso molto originali e molto interessanti. Dobbiamo immaginare, proprio per la tempistica che è stata prima evocata, una dinamica di accelerazione che fronteggi quell'altra dinamica, che è una dinamica oggettivamente molto aggressiva, che è una dinamica che invece tende a ridurre, diciamolo pure, il singolo a semplice consumatore di beni che spesso di cui non abbiamo alcun bisogno o abbiamo un bisogno decisamente limitato. Individualmente, però il sistema economico fondamentalmente questi bisogni li crea, li sviluppa e su questo prospera. Io vorrei fare una domanda poi sull'elicottero che ha mostrato, però prima volevo vedere se c'è qualcuno in sala che ha delle domande per lei e se è il caso alzate la mano, ci sarà un microfono e potete porre la domanda che volete porre. Tutti silenziosi. Ah, una qui davanti, il microfono arriva. Ero curioso di sapere quali sono i risvolti in ambito organizzativo, perché ci sono aziende di diverse dimensioni con delle culture più o meno vicine a quello che stiamo dicendo. Abbiamo nel nostro territorio delle medie aziende molto managerializzate, abituate a parlare in inglese in ogni riunione e quant'altro. Molta della cultura detta adesso della personalizzazione è in aziende più piccole che parlano in dialetto, cioè una differenza sostanziale. Come cambierà, non è solo una questione di linguaggio, anche di relazione tra le persone, come cambierà l'immaginario anche organizzativo delle nostre aziende? Questa è una domanda cruciale per me che insegno queste materie, che faccio ricerca in questo campo. Tutto il management, quello che noi chiamiamo management, la capacità di organizzare le imprese, nasce sul tema della seconda industrializzazione, della rivoluzione, seconda rivoluzione industriale. Le grandi scuole di ingegneria nascono alla fine dell'Ottocento per dare risposte adeguate ai grandi cambiamenti innescati da processi industriali che vanno governati in forme completamente diverse e il management segue. Noi ereditiamo dal passato pratiche, schemi, linee guida
che inesorabilmente ricalcano le logiche delle economie di scala che ci sono state così care. Oggi siamo chiamati a interpretare diversamente questo modello economico. Abbiamo però alcune evidenze empiriche che ci rassicurano che, come diceva un film famoso, si può fare. In particolare quello che sta emergendo a livello internazionale, anche in Italia, è una generazione di medie imprese, piccole e medie imprese a forte proiezione internazionale e globale, che sfruttano principalmente i nuovi mezzi di comunicazione in maniera molto consapevole per proporre il proprio prodotto e i propri servizi a una scala molto superiore a quella che avevamo conosciuto in passato. Queste imprese di nicchia hanno un management particolare che tende a valorizzare i mestieri organizzandoli in soluzioni organizzative che però non sono quelle, diciamo, della bottega tradizionale. È un modello che sta prendendo forma ed è una delle soluzioni possibili a cui l'Italia deve guardare in assenza della tradizionale multinazionale che nel nostro paese ha fatto fatica a impiantarsi e fa fatica a permanere per motivi che non sono solo di carattere culturale ma sono anche di carattere economico e legislativo. Quanto sappiamo di questo modello? Non sappiamo ancora tanto perché non abbiamo ancora deciso di studiarlo a fondo, ma credo che questo rappresenterà nei prossimi anni una delle grandi priorità a cui noi siamo chiamati. Quando, diciamo, l'artigiano esce da una dimensione strettamente individuale, affronta la sfida di una crescita che magari sarà 30, 40, 50 persone, ecco che le regole del gioco cambiano, non cambia l'importanza del mestiere del saper fare, ma cambia la sua collocazione in un processo organizzativo un pochino più strutturato. Questa organizzazione non sarà quella che abbiamo ereditato dal passato, sarà qualcosa che siamo chiamati a inventare. Per fortuna c'è qualcosa da fare per me nel prossimo futuro. Su questo punto, lei prima ha citato il rapporto di Schwartz sull'educazione e sullo sviluppo del capitale umano ed ha parlato dell'esempio svizzero. L'esempio svizzero lo conosco bene perché abito lì ed è essenzialmente basato sulla nozione di apprendistato, quindi giovani che entrano nella professione prescelta essenzialmente come apprendisti di chi già questa professione la svolge e con un misto di partecipazione scolastica e di attività lavorativa sul posto di lavoro. Questo però non è soltanto una questione di organizzazione della formazione o di scelta politica, anche una questione di cultura. E di organizzazione della società. Esattamente, perché naturalmente questo tipo di attività deve essere riconosciuta socialmente, accettata culturalmente. Questi giovani per alcuni anni ricevono dei salari che sono inferiori a quelli che riceverebbero se fossero degli operai o dei dipendenti, come dire, già oltre la fase di educazione, eccetera, eccetera. E c'è molta attenzione su questo sistema, sono delegazioni americane e cinesi che sono passate dalla Svizzera negli ultimi 2 anni per cercare di immaginare un modo per replicarlo, ma è replicabile un sistema del genere in un paese che ha una cultura diversa, una struttura organizzativa diversa, una politica diversa? Allora, diciamo subito che la formazione tecnica italiana, con i suoi limiti, in anni passati ha rappresentato un'eccellenza. Dalle nostre scuole tecniche sono usciti imprenditori straordinari, sempre rimanendo nel campo delle biciclette, ma questo lo dico perché mi tocca oggi rimanere. Recentemente abbiamo celebrato sul Sole 24 Ore i 60 anni della Campagnolo. Campagnolo è l'inventore del cambio delle biciclette da corsa. Prima non si utilizzava il cambio, si cambiava la ruota. I ciclisti dovevano scendere dalla bicicletta e cambiare la ruota dopo aver concluso una salita e intrapreso l'inizio di una discesa. Ecco, Campagnolo veniva da una scuola di arti e mestieri, il che non gli ha impedito di costruire, di mettere a punto dei brevetti straordinari, di costruire dei dispositivi che ancora oggi stupiscono per qualità e per lungimiranza. Quelle scuole preparavano al futuro. Oggi noi abbiamo scuole che fanno più difficoltà
a preparare dei ragazzi che guardano al futuro con la stessa fiducia con cui succedeva un po' di anni fa. C'è stato in Italia, come è stato seguendo l'esperienza di Germania, Svizzera, c'è stato un investimento nella cosiddetta educazione terziaria, quindi dopo la maturità, nel cosiddetto biennio degli istituti tecnici superiori. E devo dire che questa scommessa ancora embrionale nel nostro paese, noi abbiamo circa 10.000 studenti in questi bienni, mentre in altri paesi sono centinaia di migliaia, questa esperienza è una dei punti potenzialmente di forza per riportare la cultura del fare nella società e nelle imprese. Queste scuole si strutturano attorno all'idea di apprendistato, comunque di scuola-lavoro, di alternanza scuola-lavoro. Per quello che io ho potuto seguire, io ho seguito direttamente questa esperienza di trasformazione del nostro sistema scolastico, devo dire che i risultati sono straordinari, soprattutto per il tema che abbiamo sollevato prima dell'ibridazione. Questi giovani hanno il digitale nelle vene, lo vivono in maniera molto naturale e si confrontano con imprese più tradizionali in maniera originale. Qui solo una battuta, perché c'è un caso che voglio riproporre alla vostra attenzione che ha a che fare con le pelli utilizzate, non voglio fare eccessiva pubblicità, ad alcuni dei grandi artigiani che sono ad alcuni metri da noi, ma insomma c'è un grande artigiano che utilizza pelli molto sofisticate che vengono dalla Toscana. Ecco, noi l'altro anno abbiamo fatto proprio con gli ITS un sistema per utilizzare la TAC nel controllo qualità delle pelli arrotolate. Voi sapete che le pelli arrivano in rotolo, vengono controllate di solito una volta stese, con la TAC si inseriscono ancora arrotolate, poi il software svolge la pelle. Non entro nei dettagli. Ma tutto il progetto che abbiamo seguito nell'anno passato è stato un progetto che ha messo vicino dei ventenni con dei maestri pellettieri che insieme guardavano i risultati di queste TAC e identificavano problemi della pelle, i famosi soffi, e identificavano la qualità del prodotto in entrata. È stata un'esperienza, devo dire, emozionante, i cui risultati voi li vedete in alcuni dei padiglioni a pochi metri da qua. Questa commistione è una commistione che può essere enormemente accelerata attraverso una scuola che si basa su quell'idea di apprendistato che noi vediamo molto forte in Svizzera, ma presente anche in paesi come la Germania e la Francia. Qualcuno un'ultima domanda? Altrimenti vorrei tornare sull'elicottero esposto, gli elicotteri esposti nella sala. Ce n'è uno completo e poi c'è l'altro, il telaio, che abbiamo visto nella fotografia. Allora, quando io penso a una motocicletta, partendo da Crawford e tutti gli altri, capisco perché è un oggetto che si può considerare d'artigianato. Uno nel suo laboratorio, nel suo garage, rifà i pezzi, li lima, li mette a posto, ci fa le decorazioni, eccetera. Ma un elicottero, nell'immaginario, penso di chiunque, nel caso del mio, è un oggetto essenzialmente, eminentemente industriale. E lei ne ha due nella sala a Homo Faber. Ci dica perché questi elicotteri sono dell'artigianato. Allora, innanzitutto voglio fare una battuta. Io ci tenevo molto a un aereo, ho valutato la possibilità di portare un aereo e un elicottero. Ho trovato sia l'aereo che l'elicottero, poi ho scelto l'elicottero, perché mi interessava creare questo senso di stupore e anche questo senso di frontiera. Gli elicotteri sono oggettivamente tecnologia di frontiera. Non è vero che gli elicotteri sono produzione industriale, neanche gli aeroplani un po' di più, ma gli elicotteri sono sempre stati prodotti che hanno una forte componente artigianale. E a un convegno, un anno fa, a un convegno con il presidente di Finmeccanica, è stato anche divertente un'ammissione da parte di Profumo, che diceva: ho scoperto che in realtà quelle che io consideravo produzioni seriali, produzioni industriali, sono in realtà alto artigianato che noi, per un motivo di retorica, di racconto, di narrativa, vestiamo di grande industria. Io sono oggetti grandi, ma questo non significa che le logiche siano quelle della serialità. Vi ricordo che alcuni designer italiani in visita alla NASA, vedendo la costruzione di alcune navicelle destinate alle prime esplorazioni spaziali,
abbiano esordito dicendo: ma questo è grande artigianato, perché è vero, si costruiscono solo prototipi per coloro che vanno nello spazio. Il primo tentativo di serializzare la conquista dello spazio è SpaceX con Tesla, con Elon Musk. Sì. Veniamo però al piccolo. Ecco, mi interessava molto questa iniezione di fiducia. Io ho detto oggi, prima, oggi noi siamo qui perché crediamo in questo Homo Faber e crediamo nella possibilità che Homo Faber diventi protagonista di processi economici sostenibili. Per fare questo dobbiamo dominare una frontiera dell'esplorazione tecnologica, e quell'elicottero che voi vedete in sala è un prodotto artigianale in senso stretto. È un po' come una sfida, un po' come quando Lamborghini fece la sfida contro Ferrari per dire: io farò un'auto migliore della tua. È un motore, ci tengo a sottolinearlo, non è un vestito dove il motore viene acquistato da terzi. Parte dal motore. È prima di tutto un motore, un'invenzione, un ingegno, un'opera di ingegno che nasce da un imprenditore che prima faceva turbine, lavorava con le turbine, con le centrali idroelettriche. Un'intuizione di una turbina, un'attività manifatturiera artigianale in senso stretto, nel senso che quei motori vengono fatti da dei ragazzi e da una rete di altri artigiani molto sofisticati, attorno al quale è stato costruito un telaio autoportante, un monoscocca in fibra di carbonio. È un esempio di come persone tenaci, capaci, vicine a giovani di talento. Vi ricordo che c'è un ITS, a cui una scuola, un istituto tecnico professionale, vicino al produttore, che di solito forma i manutentori delle frecce tricolori, per intenderci, quindi di alta qualità. È stato proprio grazie a questo binomio che voi avete visto nascere un oggetto così straordinario. E i giovani che sono lì a testimoniare, a raccontare quell'oggetto, sono figli di questa cultura dell'ibridazione, di cui sono peraltro molto fieri e molto consapevoli. Ci tenevo perché quell'oggetto può sorprendere. Me ha scritto un deputato. Sorprende. A me ha scritto un deputato, ha detto: è impossibile che un elicottero sia stato prodotto così. Ho risposto pazientemente mandando i link e le fotografie. Mi ha colpito perché ho detto: evidentemente i nostri c'è bisogno di raccontare di nuovo anche l'ingegno italiano, e anche però la prova provata della capacità di tanti, diciamo, artigiani imprenditoriali. Qui ci vuole anche un po' di coraggio, per buttarsi in un'avventura del genere ce ne vuole, che oggi sono ancora molto vivi e tenaci nel nostro paese. Vi posso garantire, perché ne ho visitati diversi, che non è l'unico. Altri fanno degli altri pezzi. In questo caso veramente tutto l'oggetto nasce dall'ingegno di una persona e anche da una visione che oggettivamente si è accompagnata a una testardaggine molto poco comune. Nel complesso è un segno della fiducia che anch'io ho nelle nostre capacità di affrontare il futuro. E finiamo su questo punto, invitiamo tutti ad andare a vedere questo oggetto con questa storia in mente. Stefano Micelli, grazie molto. Grazie.